Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo breve ma spero come al solito utilissimo video qui su Michele Tutotech. Qui davanti a me ho un bellissimo ma un pochino vecchiotto iMac versione 11.2, quindi è un mid 2010. E gli iMac, quelli che avevano ancora sì il lettore DVD e la scheda, la presa per la scheda SD. Questo iMac sembra praticamente inviolabile, cioè nel senso non ci sono viti, non c'è nessun tipo di feritoia per andare a upgradarlo, fare qualcosa del genere. L'unica cosa che c'è qua sotto, come possiamo vedere, sono tre viti e sono l'alloggiamento della memoria RAM. Quindi l'unica cosa che possiamo andare a fare eventualmente è andare a upgradare la RAM fino a 16 GB di memoria RAM DDR3. Quindi sì, è un pochino vecchiotto, questo Mac ha 13 anni praticamente, però funziona ancora alla perfezione. Voi lo sapevate che c'è un modo molto molto semplice per andare a, tra virgolette, scollare il vetro anteriore? Perché sì, in realtà non ci sono viti, ma c'è un modo per andare a aprire questo Mac, e adesso ve lo faccio vedere immediatamente. È veramente molto semplice. Allora, quello che ci serve altro non è che una stupidissima ventosa da 3 centesimi, 4 centesimi, quelle ventose che si comprano in tutti i negozi di riparazione per cellulari per andare a, per esempio, quando si andava a sollevare il vetro dell'iPhone 3GS e dell'iPhone 4 per andarlo a sostituire. Chi ha la mia età, che ne ha anche 35-36 anni, probabilmente ne ha modificati, ne ha cambiati di vetri di iPhone 3 e di iPhone 4, io l'ho fatto anche di iPhone 5. La cosa che dobbiamo andare a fare è veramente molto semplice, quindi basta andare a mettere questa ventosa in prossimità qui della webcam, la andiamo a mettere proprio al filo, la spingiamo, schiacciamo, senza paura tiriamo con un dito e vediamo che il vetro magicamente si va a staccare. Ah, sapevate questa cosa? È magnetico, è un bellissimo attacco magnetico, quindi così lo siamo andati a togliere. Adesso la cosa che dobbiamo andare a fare è andare a, eventualmente, se volessimo fare degli upgrade interni, andare a svitare tutte le viti che sostengono il display. Andiamo a sollevare il display e al di sotto abbiamo tutto quello che vogliamo andare a togliere, quindi la CPU, la scheda video, l'hard disk, il lettore DVD per andare a mettere un secondo hard disk esterno, per esempio, oppure anche andare a pulire le ventole e andare a sostituire le ventole. Ah, ovviamente per andare a rimetterlo, procedura inversa, quindi vedete che sotto ci sono dei piedini, vado a inserire i piedini nella zona dove vanno messi, ci sono delle guide, questi quattro pin e quello sotto sono praticamente delle guide che ci indicano dove andare a centrare il vetro del nostro display. Quindi noi andiamo dal basso, andiamo a inserire, poi basta semplicemente avvicinare e lui, essendo magnetico, si va a attaccare. Bene ragazzi, questo era un video veramente molto breve, spero vi sia piaciuto. Adesso probabilmente toglierò questa. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Prossimo video andiamo a smontare completamente il nostro iMac per andare a fare una bella sostituzione dell'hard disk. Ciao a tutti da Michele Tutotech.